Bene ragazzuoli, siamo qua in mezzo ai mega panorami, guardate qua che roba. Con il Kappa, Giro delle Dolomiti 2022, mega giro. E guardate la marmitta come è diventata bella viola. Che bel colorino, blu, viola, porpora, bellissimo. E niente, cosa volevo dire? Adesso andiamo. Andate a vedervi tutti i video della serie qui delle Dolomiti. Saranno 4 o 5, non lo so. Adesso andiamo al Passo Jau, veniamo giù, ritorniamo alla base e poi raccattiamo su tutta la roba e partiamo per il Passo Fedaia e ritorno. Basta. Bellissimo, strade bellissime, posto bellissimo, lo consiglio a tutti. Ok, mi raccomando, iscrivetevi. Pollici in su, ci sono mega giri, mega posti, passi, strade, di tutto. A me piacciono questi posti, piace la montagna, i passi, il K è il suo pane per il K questo. Il pane per il K queste strade. Qui c'è un'infinità di passi, uno attaccato dietro l'altro, in 2 giorni vi divertite come non vi immaginate neanche il divertimento che c'è in questa zona qua. Perché con 100 km vi fate un sacco di passi e non ci vuole tanto a farli. È un'infinità di una goduria, dai. Bene ragazzi, partiamo.
ragazzi, siamo arrivati al passo Giau. Guarda qua che spettacolo, guarda qua che roba, guarda là, spettacolo. Bene dai, adesso facciamo una sdronatina. Facciamo una sdronatina e dopo partiamo. Guarda che spettacolo. Qui c'è il K. Qui c'è il K. Bene ragazzuoli, siamo pronti a partire dal Giau. Bene ragazzuoli, il video dal passo Giau, Cortina passo Giau, finisce qua. Ma col post turbo non sei capace ad andare, dai. Vabbè, il mezzo è qui, siamo in mezzo ai boschi. Adesso andiamo al Falzarego, raccattiamo tutto e seguite il prossimo video. Passo Fedaia, dal passo Fedaia, andate a vedervi anche i video precedenti del Giro Dolomiti 2022 e alla prossima ragazzi, iscrizione a campanella, solita solfa, lo sapete già, un saluto a tutti.